Avanti ragazzi, tutti in piazza, non c'è tempo da perdere! Ma che sta succedendo? Io non ho mica capito! Sembra che qualcuno voglia radunare tutti i dinosauri del parco. Ci sarà qualche comunicazione importante. Accipicchia, spero non sia successo niente di grave. Ehi, aspettatemi, vengo anch'io! Ma cos'è tutto questo baccano? Oh, che cavolo, bastatelo avvertimi prima di fermarti tutto d'un tratto! Ah, adesso è colpa mia? Sei tu che non guardi dove cammini. Vabbè, quindi che è successo? Sembra che qualcuno stia radunando tutti i dinosauri in piazza. Sarà lo sciamano? No, lo sciamano è in vacanza. Ultimamente se ne sta andando in vacanza un po' troppo spesso. Beh, come biasimarlo? Porta sulle spalle l'intero parco. Di tanto in tanto avrà bisogno di una pausa. Ma se ne sta prendendo un po' tante di pause. Soprattutto quando ce n'è più bisogno. Vabbè, dai, comunque andiamo in piazza, sono curioso. Ma e quello chi è? Non lo so, ma non sembra un dinosauro. Credo sia semplicemente qualcuno in cerca di guai. State allerta, ragazzi, non promette niente di buono. Salute a tutti, dinosauri. Noi siamo il Cerbero. Per essere precisi, io mi chiamo Bero. E io invece sono Cer. Ma, ehi, mi dovevo presentare prima io. E perché dovevi presentarti prima tu, sentiamo? Beh, perché io mi chiamo Cer. E tu ti chiami Bero. Quindi Cer, Bero. Capito? Viene prima Cer di Bero. Ma stai zitto, stavo facendo un discorso importante. Ah, scusami, grande capo. Lasciami finire, non mi interrompere. No, aspettate, non ho capito bene. Quel coso ha davvero due teste? E le due teste stanno litigando tra loro? Sì, Arex, quello è un Cerbero. No, a me non sembra un pero, vastatore, a me sembra un cane a due teste. Sì, nel senso, cioè, il Cerbero è una creatura mitologica, Arex. Sì, ma a due teste! Sì, lo so, fammi ascoltare, dai! Voglio capire che cosa vuole. O meglio, che cosa vogliono. Sono qui per darvi un annuncio molto importante. E vuoi dire siamo qui? Cer, interrompimi un'altra volta e ti mangio il muso! Ha! Peccato che ti faresti male anche tu. Non mi interessa, almeno non dovrei più avere a che fare con te. Ha! Ci sei nato insieme a me, stupido. Ti sentiresti completamente perso se io non esistessi. Ti sbagli. Proverei un senso di libertà che non immagini. Beh, io sono te e tu sei me. Fattene una ragione. Io non sono te. Sì, bravo, convincitene. Vabbè, volete arrivare al punto o no? Il punto è che sono giunto qui. Siamo giunti qui. Ah, va bene, zitto. Dicevo, siamo giunti qui per dirvi una cosa importantissima. D'ora in avanti, io... E io? Sì, vabbè, noi, insomma. Saremo i guardiani del parco dei dinosauri. I guardiani del parco dei dinosauri? Ma che significa? No, avete capito male. Il parco dei dinosauri non ha bisogno di guardiani. Smammate! Wow, che salto! Ma ora io mi chiedo, chi è che ha deciso di saltare, Ber o Cero? No, si chiamano Cer e Bero, Arex, Cerbero, capito? E io che ho detto Ber e Cero? No, è Cer e Bero. Vabbè, non è questo il punto, secondo te chi ha deciso di saltare? Ma non lo so, Arex, si saranno messi d'accordo. E quando camminano, no? Chi è che cammina, Cer o Bero? Cioè, chi è che ha il controllo di tutto? Ma non lo so, ma chiedilo a loro! Se proprio volete saperlo, sono io che ho il controllo. No, ti sbagli, sono io che ho il controllo. Ma cosa dici? Guarda che quando camminiamo sono io che cammino! No, io cammino! No, io! Il mio è il cervello dominante! No, il mio cervello è quello dominante! No, il mio, taci! Ah sì? Adesso ti faccio vedere io! Guarda, guarda! Chi è che ha alzato la zampa? L'ho alzata io! No, l'ho alzata io! No, l'ho alzata io! Guarda, guarda! Sono io che la sto alzando! Ma sei stupido! L'ho alzata io! No, adesso l'ho alzata io! No, l'ho alzata io anche questa volta! Sono io che decido quando e come muoverci! Aia! Ecco! Ma che fai? Mi hai appena spiaccicato per terra! Ah, scusa! Pensavo ti fossi spiaccicato da solo! Sai, dato che sei il cervello dominante... Io sono il cervello dominante! No, sono io il cervello dominante! Non ho capito, ma quindi chi è l'elefante? No, Arex, qual è l'elefante? Stanno discutendo su chi dei due è il cervello dominante. Ok, e quindi chi è? Bah, non lo so, evidentemente non lo sanno nemmeno loro. Vedo che hanno le idee molto confuse. Già, nonostante le teste siano due.
Forse sono confuse proprio per questo. Sinceramente non mi importa di chi sia il cervello dominante. Voi non sarete mai i guardiani del parco dei dinosauri. Infatti, andatevene via! Non abbiamo bisogno di cani a due teste. Vedo che non avete capito niente. Non vi stiamo chiedendo il permesso. Noi diventeremo i guardiani del parco dei dinosauri, che lo vogliate o meno. Noi non abbiamo bisogno di guardiani. Stiamo bene così. Certo che avete bisogno di guardiani, ma guardatevi. Vivete in un posto in cui persino un cerbero come me può entrare indisturbato. Come noi. Sì, vabbè, come noi. Quindi fidatevi. Un guardiano vi serve. Se volete davvero aiutarci, allora perché vi ponete come dei dittatori? Voi volete sottometterci! Dite la verità, voi volete conquistare il nostro parco! Noi non vogliamo conquistare proprio niente! Vogliamo solo essere i vostri guardiani! E se qualcuno ce lo impedirà, se la vedrà con le nostre zanne! No, Vastatore, questi due non mi piacciono per niente! Dobbiamo fare qualcosa! Non preoccuparti, Arex. Siamo l'intero parco dei dinosauri contro due cagnacci. Non hanno speranze contro di noi. Due cagnacci? Oh, ma che cavolo, ma ha iniziato a tremare la terra! Oh, oddio, perdo l'equilibrio! Oh, che sta succedendo? Oh, ragazzi, niente panico! Niente panico! Ah! Oh, oh, oh! State tutti bene, ragazzi? Ci picchia, ma è crollata la torre! Oh, mamma! I nostri poteri sono ben più grandi di ciò che potete immaginare. Perciò non vi conviene discutere con noi. D'ora in avanti saremo i vostri guardiani. Fine della storia! Vedo che non hai capito niente, Cerbero. Oh no, è Cortecius. Maledizione, ci ha trovati. Ci ha seguiti fin qui. Ve l'avevo detto che vi avrei trovati ovunque. Non avete scampo. Avanti, venite via con me. Noi non verremo mai con te. Il mio compito è riportarvi nel regno degli inferi. Perciò non fatemelo ripetere due volte, o sarò costretto ad usare la forza. Noi non vogliamo tornare in quel posto infernale. Non fa per noi. Noi vogliamo rimanere qui. Non dire stupidaggini. Tu sei un Cerbero. E la mitologia greca impone che il Cerbero faccia la guardia all'ingresso del regno del dio Ade. Perciò ora verrai con me senza fare storie. Noi non verremo mai con te. Ma non capisci? Tu sei nato per essere un guardiano! Lo sappiamo benissimo qual è il nostro destino. O meglio, la nostra maledizione. Essere costretti a rimanere dei guardiani a vita. Forse non possiamo scegliere di non esserlo, ma possiamo scegliere il nostro posto. Beh, l'abbiamo scelto. Il nostro posto è il parco dei dinosauri. Perciò d'ora in avanti saremo i guardiani del parco dei dinosauri. No, il tuo destino ti impone di essere il guardiano del regno degli inferi. E chi lo dice questo? Noi siamo nati per essere dei guardiani, ma decidiamo noi a cosa fare la guardia. E noi abbiamo scelto il parco dei dinosauri! Voi non avete diritto di scelta! Tutti hanno diritto ad una scelta! Te lo ripeto per l'ultima volta! Vieni con me nel regno degli inferi, o ti ci porterò io con la forza! Noi non verremo mai con te! E allora prendi questo! Maledizione! Ah, ma che schifo! Gli ha staccato la testa! Di questo pasto si uccideranno a vicenda! No, loro sono due creature demoniache, non possono morire. Al massimo possono farsi molto male. Cosa c'è, Cortecius? Hai perso la testa? Adesso ho finito la pazienza. Bene, perché anche noi non ne possiamo più di questa storia. Lasciateci in pace. Forse non hai capito. Tu sei un Cerbero.
Il tuo posto è nel regno degli inferi, perciò vieni con me, subito! Noi non verremo con te! Oh, adesso basta, non ti sopporto più! No, Vrena, aspetta un attimo! E tu che cosa vuoi? Mi sembra che qui ci sia stato un malinteso! Non c'è nessun malinteso! Questa è una discussione tra demoni, perciò levati di mezzo, tirannosauro. Sì, sarete pure due demoni, ma tu non puoi costringere questi cagnolini a fare qualcosa che non vogliono fare. Cagnolini? Oh, state zitti, sto cercando di aiutarvi. Non sono io che decido, è la legge degli inferi, e lo impone il dio Ade. Il suo regno ha bisogno di guardie molto potenti. E il Cerbero deve essere una di queste. Sì, ma questo Pero... Cerbero, Arex, non Pero. Oh, ma perché state tutti a correggermi? Sto facendo un discorso importante, insomma. Dicevo, questo Pero, se non sbaglio, dovrebbe essere una sorta di cane a tre teste. Esatto, e quindi? E quindi lui ne ha due di teste. Beh, è vero, e con questo è comunque un Cerbero. Beh, la regola impone che il Pero faccia la guardia al regno degli inferi. Ma la regola impone anche che il Pero abbia tre teste, non due. Vuoi dire che lui in realtà non è un Cerbero? Esatto, vedi che sei un alberello intelligente. Ma il dio Ade mi ha detto... Lui l'ha vista questa creatura? Non l'ha mai vista. Lui è troppo impegnato, non si cura di chi fa la guardia al regno. Quindi se dovesse sapere che in realtà a fare la guardia al suo regno è un cane a due teste, potrebbe arrabbiarsi molto. Tu dici? Sì, immagina se dovesse scoprire che il suo guardiano più fedele ha solo due teste, quando invece dovrebbe averne tre, giusto? Sì. Allora mi sa che hai dato la caccia alla creatura sbagliata. Ma lui fino ad ora ha fatto la guardia al regno. E meno male che il dio Ade non ha mai contato le sue teste, altrimenti se la sarebbe presa con te, giusto? Sì, sono io che recluto i guardiani. Beh, ti sto dando la possibilità di rimediare a un tuo errore. Ti conviene andare a cercare un vero cane a tre teste e di lasciare in pace loro. Ah, sì, credo tu abbia ragione. Se il dio Ade dovesse scoprire che ha solo due teste, se la prenderebbe con me. Proprio così. Maledizione. E va bene. Allora andrò alla ricerca di un vero Cerbero. Ecco, bravo, vai! Vado, ciao! Ecco, ciao! Beh, direi che siete liberi adesso! Quindi adesso possiamo essere i guardiani del parco dei dinosauri? No, non siete più tenuti ad essere dei guardiani! Ma la nostra maledizione! Non avete addosso nessuna maledizione! Siete liberi di essere quello che volete! Ma noi siamo un Cerbero! Dobbiamo essere dei guardiani. Beh, secondo la mitologia grecchia... Greca, Arex. Oh, ma ti stai zitto? Dicevo, secondo la mitologia grecchia, il Pero ha tre teste. Voi invece ne avete solo due. Quindi magari non siete un Pero. Siete soltanto un cane demone a due teste. Perciò non siete costretti ad essere dei guardiani. E dato che questo dio Ade ci tiene così tanto alla legge, voi ora siete liberi. Ti chiediamo scusa. Cosa? Ma che fai, Cer? Perché ti scusi? Mi scuso perché ci siamo comportati male con i dinosauri. E non se lo meritavano. Perché dici che non se lo meritavano? Perché questo tirannosauro ci ha salvati. Ci ha liberati dalla nostra maledizione. E va bene, lo ammetto. Vi dobbiamo delle scuse. Noi non meritavamo di essere aiutati da voi. Eppure ci avete salvati. Ecco, e adesso che siete finalmente liberi, potete andare dove vi pare senza necessariamente essere dei guardiani. Noi ora non sappiamo dove andare. Possiamo rimanere qui? Sì, mi sembra una buona idea. Possiamo rimanere, vi prego. Certo, perché no? D'ora in avanti sarete dei nostri. Un cane a due teste nel parco dei dinosauri, ma che figata! Ma che vuol dire? Arex è impazzito! Vuole davvero permettere a quel demone di rimanere qui al parco dei dinosauri? Sì, ma devo dire la verità, non la trovo una brutta idea. Anzi, credo che avere un demone come amico potrebbe farci molto comodo.